All'apertura della scuola abbiamo preso atto della impraticabilità purtroppo di tutto l'edificio perché sono penetrati durante la notte o nelle notti scorse e come è successo anche precedentemente, ma questa volta in maniera assolutamente devastante, hanno reso impraticabile la scuola. Abbiamo avuto piccoli episodi nel passato, anche nel passato più recente, durante le vacanze di Natale, ma episodi di piccola entità, quindi abbiamo sempre messo una toppa, abbiamo cercato di risolverla nella più assoluta tranquillità per evitare, diciamo, anche allarmismi, però stamattina purtroppo la situazione è, come può vedere, è assolutamente gravissima. La cosa più brutta è stata quella di dover telefonare alle famiglie stamattina e dir loro che la scuola purtroppo doveva restare chiusa. Che danni avete riscontrato? Allora, hanno addirittura acceso dei mini roghi in palestra, nei corridoi, per fortuna sono stati spenti con gli estintori che erano a disposizione all'interno della scuola. Sarebbe potuto succedere anche qualcosa di più grave. E hanno distrutto, qui siamo nell'atelier digitale acquistato da poco, questo è stato il danno maggiore, e hanno reso impraticabili tutte le aule perché hanno buttato a terra libri, le mascherine in dotazione del ministero, tutti i pacchi aperti e sbriciolati nei vari corridoi. Ripeto, è successo anche precedentemente, non è mai stato portato via nulla. Solamente è stato rotto o sporcato. In questo caso è stato devastato tutto quello che è dentro all'interno di una scuola, con banchi e sedie divelti. Cioè l'obiettivo era proprio quello di non far riprendere le lezioni. Non so per quale motivo, sicuramente per puro vandalismo. Avevamo preparato già le aule con le mascherine sul banco, eravamo pronti praticamente per il piano di sotto. Noi abbiamo messo le catene, da lì non sono entrati. Non potendo entrare dalle varie porte finestre, hanno distrutto l'infisso, le faccio vedere. No, perché è un reperto storico.